la conferenza programmatica del PD. Il servizio è di Massimo Calenda. Nel segno della ritrovata unità tra governo e partito, con al centro le politiche del lavoro, dell'occupazione, del mezzogiorno. Su questi temi Matteo Renzi ha chiuso la 3 giorni della conferenza programmatica del PD che si è tenuta qui a Pietrarsa. Ieri l'intervento di Gentiloni che ha ricordato quanto fatto in materia economica sia dal governo Renzi sia dal suo esecutivo, con l'appello all'unità non solo del partito ma anche dell'intero centro-sinistra. Appello che Renzi, sia pure con qualche distinguo, accoglie e rilancia come nel suo stile ai partiti e ai movimenti del centro-sinistra. La conferenza programmatica è servita anche per ribadire la centralità che avrà il Sud nella futura alleanza di governo, partendo proprio dalla campagna. Mi veniva in mente immediatamente Bagnoli e la sua storia di impressionanti sconfitte in questi 20 anni. E l'orgoglio di chi in questo periodo ha messo la parola fine alle polemiche assurde su Bagnoli, iniziando la più grande opera di bonifica per restituire Bagnoli ai napoletani e all'Italia. E qui Renzi ha ricordato quanto fatto dal suo esecutivo in collaborazione con il governatore De Luca. Poi tutti in treno, Renzi, ministri, big del partito, destinazione Roma, pensando al voto in Sicilia. Un'area dedicata ai cani.